Spazio Zero, un programma di cultura e attualità condotto da Grazia Capone. Accendiamo la nostra lampada magica. La lampada magica di Spazio Zero. Vorrei parlare con te stanotte, camminare nelle strade buie della città, aspettare il giorno che verrà, che il silenzio riflette la rabbia. Dammi un segnale di te. Bartolo Federico ha un passato, un presente, un futuro di una persona veramente fuori dagli schemi. Intanto proviene da una città, Messina, che è anche la mia, e da cui io mi immagino e credo non abbia mai perso l'appartenenza. No, assolutamente. E penso sia un elemento fondamentale. Che cos'è Messina per te? Messina per me è il centro, il fulcro della mia anima. Mi parlavi poco fa della tua infanzia tribale, in questo villaggio chiamato Annunziata. Era un villaggio Annunziata, sì. A Messina, un villaggio fiorito, verde. Un bellissimo villaggio dove si stava veramente a contatto con la natura. Messina ce l'ho nell'anima, perché Messina è una città che comunque ha uno scenario che non c'è in nessun posto del mondo. Se ami la natura, se ami la vita, se ami il mondo, lo sento di Messina, è poco magico, è una sensazione forte quella. E infatti molti messinesi, l'avrai notato anche tu, non riescono nemmeno a perdere il proprio accento. No. Perché è una natura proprio così forte, interiore, sì, così forte. Forte. Anche se ti devo dire che chi è nato è cresciuto negli anni 70, 80 dentro la città, ha un'appartenenza forte. Poi la città ha subito vari traumi, no? Perché si è svuotata del messinese puro, chiamiamolo così, no? Quindi sono arrivati da tutte le parti, hanno inondato la città e un po' l'identità si è persa anche per questo. Certo, no? Perché si è ingrandita, profondità, no? Ma Messina ha una tradizione in tante cose. Cioè. Anche nei detti, io per esempio ricordo molti detti nostri che sono veramente piacevoli, particolari e belli da ripetere, insomma. E tu a volte ti piace ricordarmi queste cose, fanno parte della cultura popolare messinese, e no? Popolare è importante, cioè che non deve essere smarrita. Diciamo che anche il concetto di Rosso Racino, no? Nasce da qui, no? Cioè da questa cultura popolare, quindi dalla cucina popolare messinese, perché secondo me a Messina c'è una grandissima tradizione culinaria che è anche un po' sottovalutata, no? Hai detto un nome, Rosso Racino. Sì. Intanto un nome molto bello, secondo me molto indovinato, perché Racina è un nome dialettale per dire uva. Sì. E quindi è un nome particolarmente nostro, particolarmente siciliano. Incredibile. Raccontami la storia di Rosso Racino. Intanto il nome Rosso Racino nasce dal volere mio di creare qualcosa che parli di Sicilia veramente, no? Quindi questo e torniamo di nuovo al luogo di partenza. Allora sì, partiamo dalla gastronomia, che secondo me nasce a Messina. Abbiamo una varietà di pietanze, piatti incredibili, no? Allora, io parlo della cucina popolare, io sono cresciuto in una famiglia popolare, nel senso che comunque i miei genitori, gente normale, modesta, umile, i grandi principi, dove ancora si cucinava il pesce stocco, si faceva il pesce spada quando a giugno solamente, quando passavano il
prendevano il pesce spada, allora non era come adesso che in continuazione con il pesce spada, ma era un pesce spada che sapeva di pesce spada. Certo, cioè, questo era il periodo. Questo era il periodo dove lui riusciva a mangiare il pesce spada fino alla metà di luglio, dopodiché tu il pesce spada. Il pesce spada è stato non solo una tradizione, una ricchezza. È una ricchezza della nostra terra, è anche un emblema della città. Certo. Il pesce spada è l'emblema della città di Messina, no? E tutte queste tradizioni che io mi sono appreso avendo avuto, dicevo, nonna e mamma, due grandi uomini, no? Che hanno dato questo, tutto quello il loro sapere a Patrizia, che mi hanno conosciuto. Patrizia, tra l'altro, era la coda. È la coda di Rosso Lascina. Sì, è la coda di Rosso Lascina, ha interpretato la cucina messinese, è entrata, anche perché non sapeva di essere un talento, lo posso dire a voce alta questo. Ha cominciato a reinterpretare, però diciamo sempre restando nei canoni tradizionali della cucina messinese, no? Quindi Rosso Lascina è nata a Messina. Rosso Lascina nasce a Messina. Nasce l'idea e il talento. Nasce l'idea confrontando il talento di lei, ma anche dai miei viaggi, facendo la gente di commercio, settore abbigliamento, no? Ho girato la Sicilia. Io sono sempre stato uno che si è fermato con la gente e ha parlato, no? E allora tutto questo negli anni ho costruito anche una mitologia siciliana, no? Il siciliano era una persona splendida, se è stata sola. Chissà perché poi si tramuta in altre situazioni quando è in compagnia siciliano, no? Ma questi miei viaggi mi hanno fatto scoprire tante cose, no? Io mi fermavo, sono stato nelle cantine, sono stato nei territori di Marsala, Mazara. Mi hai affinato il tuo gusto. Diciamo che io sono, e quella è una zona che io amo particolarmente, no? Quella è una zona di vini bianchi strepitosi, il Calabrato. No, ma quale zona? Marsala, Mazara, Alcamo, sono... Occidentale. La zona araba. Esattamente. Quindi tu girando, scoprendo tutti questi nuovi sapori, portavi a casa queste conoscenze e riuscivi a sperimentarle, a farle sperimentare. Allora, quindi c'è stato un connubio veramente creativo tra te e Patrizia. Solo che non mi permetto però di entrare in cucina perché non è il tuo campo. Non è il mio campo. E poi come scatta questa idea? Allora, scatta questa idea nel momento in cui volevo lasciare una traccia. Volevi lasciare una traccia di te, ma questo a che età accade? A 50 anni. Quindi a 50 anni una persona già ha un bilancio consolidato. Esatto. Non tutti, però la maggior parte credono di aver fatto molto. E io non avevo fatto niente. Tu invece sei stato controcorrente. Non avevo fatto. Quindi hai pensato, io voglio lasciare un qualcosa. Sì. Tutto ciò che è mio, tutto ciò che io tutto quello che ho assimilato. Esattamente. Hai colto... Ed è nata questa vaccina. Questo Lascina nasce da questa intuizione mia, no? Ancora a Messina. Cioè il pensiero nasce a Messina. No, nasce tutto, ti devo dire che nasce anche come locale all'inizio a Messina. Solo che affittiamo questo locale poi non è idoneo per tanti burocrazie motivi. Burocrazie varie, non è idoneo, per cui stoppo questo progetto e mi fermo per 3 anni. E quindi Capodorlando nasce sì, nel 2017 anzi. Quindi stiamo parlando di una storia di circa 3 anni, questa sì. Storia di cui parleremo oggi, tra l'altro una storia un pochino non del tutto lineare, quasi una piccola denuncia, dal punto di vista morale sì. Perché io voglio leggere una cosa che mi ha fatto pensare alla tua vicenda. Sì. Articolo 1 della Costituzione italiana. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Io penso che basti questo per far capire che noi dovremmo proprio vedere il lavoro, la continuità, la protezione dell'imprenditoria e di tutto ciò che riguarda il lavoro come una forma proprio privilegiata. Esattamente. Invece? Devo dire che da quando abbiamo aperto abbiamo avuto sempre problemi, no? Quindi non c'è stata una istituzione, no, non c'è stata mai tranquillità, cioè dal primo giorno che abbiamo aperto, no? Cioè, quindi problemi con le istituzioni? Sì, con le istituzioni, qui per loro, non l'abbiamo mai capito, non abbiamo mai afferrato il motivo, solo che ci siamo sempre trovati qualche impedimento burocratico che ci ha sempre messo degli ostacoli, sì, anche perché se tu fai impresa, se non sei tranquillo, non lavori bene, no? Questo è un altro episodio che dimostra mancato sviluppo attuale. Esattamente, ci sono anche episodi
cresciosi che non mi va neanche di ricordare, no? Perché... Se ci sono episodi che tu vorresti denunciare, no, ma nel senso morale del termine, non nel senso quello che doveva vincere, ha vinto, si è preso il teschio, no? E la sta innalzando in aria, no? Gli stranieri sono andati via, ok. Ma intanto insomma, stranieri in una terra dove siamo ancora tutti siciliani, serviva a Dio, cioè ci dovrebbero essere. Ma non funziona così. Purtroppo è. Però non funziona così. Cosa hai avuto in pratica? Cosa ti ha fatto chiudere? L'evento Covid? L'evento Covid ci ha ridotto a 8 posti. Cioè effettivamente è impossibile. È impossibile portare avanti un locale, già da 22 che non è. Noi cioè, potevamo mai diventare ricchi con quel locale, no? Cioè, chiaro. Ok. A 8 posti significa che sei bloccato, giusto? Avevamo chiesto anche già dall'anno scorso una soluzione esterna, no? 2 tavoli, 3 tavoli, insomma quello che ci sono. Un ampliamento del locale. Ma per poterci dare una mano per sorreggere l'azienda, tutto lì, non stavamo chiedendo una. Poi d'altra parte questo accade solo il periodo estivo, cioè non è una cosa. Sì, non era una cosa che restava, no? Ancora una volta il diniego, no? Ma noi sapevamo già che quindi non... tu ti sei trovato in una situazione di cui ti aspettavi l'esito. Guarda, io ti dico una cosa, nel momento in cui ho passato la sala cinesca, prima che il ministro Conte dicesse dovete chiudere, perché noi hai avuto una premonizione. Io sì, l'ho chiusa prima perché ho cominciato ad avere paura della situazione e abbiamo chiuso l'attività. Dopo qualche giorno arrivò il decreto che chiudeva per tutta l'Italia. Io da quel momento ho detto noi lo stracino non lo riapriamo più, perché è stata una percezione mia, sarà un senso artistico, come dici tu, che mi hai dato questa sensibilità forse anche troppo accentuata delle volte. Ma quindi no? Poi tu hai riprovato diciamo a muovere le acque, a chiedere. Ho chiesto. Qualcuno ti ha ricontattato, c'è stato un cercare un pochino di evitare questo brutto finale, no, perché c'era. Non era una bella realtà, ma no, non soltanto c'è stato, no, non c'è stata nessuna remora a farci chiudere qui, per tanti motivi che si porteranno loro appresso. La è una cosa che dispiace molto, per cui io, per quanto possa essere importante... Ma non portiamo rancore a nessuno. No, ma infatti, assolutamente. Noi veramente vorremmo trovare una soluzione a tutto questo, magari non a cavalcavallo. No, già ci stiamo muovendo. Ecco, grazie. Vorremmo che veramente questo programma servisse intanto per fare pubblicità al tuo progetto. Grazie. Perché è un progetto che merita, noi stiamo parlando di un progetto che porta avanti la qualità a prezzi popolari e mettendo la tradizione al primo posto. Aspetta, una cosa fondamentale dello Soracina che è un'economia circolare, perché tutto quello che tu vai a comprare e a consumare è nel territorio. La cosa che mi ha fatto pensare a te anche per questo nostro incontro sono state le decine di messaggi che ho letto di solidarietà riguardo diciamo il problema che poi è intervenuto nel tuo locale. Io per esempio vorrei leggere qualcosa di sì, tutti sì. I messaggi che sono arrivati quello per voi. Sì. Ho conosciuto Bartolo Federico su Facebook, quindi neanche li conoscevo. Ha 10 anni in più di me ed è nato lo stesso giorno di mio papà. È proprietario di Rosso da Cina, una piccola mineria bistro a Capo d'Orlando. Un locale piccolo ma culturalmente enorme. Bartolo è musicalmente uno degli ultimi romantici, un personaggio di enorme spessore artistico, un emotivo, un innamorato della musica. Vabbè, esagerato. Nel suo piccolo locale, tempo fa, ha fatto cose bellissime, ci andavi con un libro oppure con un disco. E mentre mangiavi ascoltavi le tue chicche e discutevi sì. Con lui. Cioè, si nota proprio il piacere di fare... Sì, guarda, questa è una cosa che ha colpito pure. Cambiamo un attimo argomento e arrivando un pochino alla conclusione. Tu sei un artista, mi hai portato anche un tuo libro che si chiama I viaggiatori nella notte e non so perché, già dalla copertina qui abbiamo una persona mettata a una macchina. Sì, questa a è me un po'... ricorda tanto la Beat Generation. Sì, la Beat Generation, Johnny Cash comunque lì, cioè, quello è un Johnny Cash. Questo libro nasce, devi sapere che facevo un blog che si chiamava Dusty Road. Questo blog
scrivevo racconti. Quindi Strada impolverata. Strada impolverata. È un tomo di circa 410 pagine. Allora sono, sì, sono dei racconti che avevamo un connubio con altri blogger, no? Perché ci si scopriva, non c'era, non era, nessuno aveva Facebook in quel momento, no? Di questi blogger, no? Sì. E quindi io sono stata una blogger. Sei anche una blogger, sì, allora ci si scopriva fra di noi, no? Un giorno Giovanni Caponcelli, che è il curatore di questa, di questo libro, mi manda un messaggio. Ma ti direi di essere, non vuoi essere, no? Era proprio la cuore, il tono, non credo subito, no? Certo, affettuoso. Sì, affettuoso. Mi scrisse, dice, perdere questa enorme mole di lavoro in un imbuto come internet, che è un buco nero, no? Certo. Sarebbe sbagliato. Che ne pensi se prendo tutto e mi mettiamo su? Quindi questo lavoro l'ha fatto, diciamo, questo tuo amico? Sì, questo mio amico, il libro si trova su Lulu, che è un portale francese, sì, lo compri a 10 euro, noi non guadagniamo nulla, soltanto perché loro lo impaginano. Comunque io ho letto qualche pagina del libro, veramente molto intrigante, io non so perché... Si parla di musica e Però ho aperto una pagina a caso, sì, e subito ho trovato una frase per me, perché questa frase dice ho cuscito un pizzico di fortuna in un lembo del mio abito, e quindi già parla di una visione ottimista della vita, che forse non è la tua visione, vero Bart? Non è la tua visione, anzi forse tu la combatti. No, diciamo che io alla fine resto un ottimista, anche se tante volte lo sconforto di combattere mi sentirsi un Don Chisciotte, capito, è forte, no? Però poi ho un animo combattivo, no? Perché comunque, sai, da ragazzo ho fatto parte di quella schiera di punk che... Sì, di cui tra l'altro la musica, tu sei un grande cultore, non solo per quanto riguarda Vigneri, ma anche per quanto riguarda una conoscenza che non è frequente, anzi diciamo pure che assolutamente... Diciamo che la mia anima è lì, no? Che il mio vero lavoro doveva essere la musica, no? Però non sono stato così presuntuoso e ho fatto dell'altro, però la musica l'ho sempre coltivata. Tra i musicisti che tu ami abbiamo qualcuno che magari viene riconosciuto come Otis Redding, Tom Waits, Keith Richards, però poi abbiamo anche dei nomi veramente alternativi, sì, nomi del tutto sconosciuti al grande pubblico, che comunque rappresentano un'anima veramente forte, importante, sì, e dove tu veramente non solo ti abbeveri, ti difendi come sì, ti difendo, dici, sì, sì, come chiaro, quella è musica che per... Guarda, ti racconto una cosa. Dimmi. Una sera venne a mangiare una persona con sua moglie e stava sentendo musica, no? Perché la Rosso Regina sentivi sempre musica. A un certo punto io non sapevo che esisteva un'app che ti diceva la canzone, no? Sì. Perché io tecnologicamente sono... Sì. Shaman, non lo so come si chiama. A un certo punto si alza e mi si avvicina e mi dice, io cosa pensavo di sapere di musica, però tutto quello che sta passando è bellissimo, io non lo conoscevo. Perfetto, Bart, io ho le mie ultime due o tre domande e poi il nostro incontro si concluderà per sempre. No, per sempre non ci si chiede. Poi quando... È bello dove è stato il nostro. Ah sì, no? E questo è bello, certo. Mi raccomando, anche altro. Allora, un tuo amico ti scrive, sì, ti dice, non ti dimenticare chi sei, vecchio Bart. Sì. Cosa gli rispondi? Chi sei? Chi sei, vecchio Bart? Questa è una bella domanda, diciamo che sono un sognatore, metto così. Un sognatore pratico, ti vedo anche molto incisivo come sognatore, cerchi di mettere in pratica quello che sogni. Esattamente, adesso sì, prima no. Quindi questo è molto, molto importante. Sì, prima mi piaceva anche che i sogni morivano, no? L'alba, ok? Adesso no, adesso certi sogni li voglio realizzare, no? Perché poi, forse perché la vita si accorcia, no? Per quel senso, capito? Quando sei giovane pensi di avere chissà quale tragitto. Non funziona così. E allora, c'è un'ultima domanda che ti vorrei fare, ed è la più difficile di tutte. Perché è una mia impressione, è una domanda molto delicata. Se tu non vuoi rispondere, non rispondere. Okay.
però mi permetto di farcela perché per me in questo momento, come tutti i personaggi che io intervisto, cioè io li vedo come delle persone veramente da amare. Non so se tu, cioè io devo vedere il lato bello in una persona e quindi è così insomma che funziona per me. E la mia domanda è questa: qual è la tua ferita primordiale? Perché secondo me tu hai una ferita dentro. Perché dici anche la vita di alcuni di noi è sempre in salita. E anche la tristezza su certe canzoni. Facendo parte degli ultimi o a cuore gli ultimi. E per gli ultimi non si fa mai nulla, quella è la verità. C'è un mondo dietro un mondo, ok? Sottoterra c'è un mondo che viene spesso e troppe volte ignorato, no? Ma c'è della bellezza enorme, più dell'altro mondo, capito? La bellezza degli ultimi, la bellezza del. Ricordati che sono sempre i poveri che ti danno una mano, mai i ricchi. Ne ho avuto dimostrazione fino a ieri, quando ho smontato Rosso Rascino. Chi si è presentato non ha voluto neanche una lira. Perché la generosità è un elemento che viene dalla propria esperienza. Gente del popolo. È venuta solamente per un atto d'amore verso di me. Questo io è qui che vorrei chiudere, voglio chiudere con queste parole, un atto d'amore che spero che sia un po' per tutti così. Cioè che ciascuno di noi possa trovare nella propria vita qualcosa che veramente rappresenti la possibilità di fare e creare e lasciare una traccia di sé. Grazie, grazie. Spazio Zero, un programma di cultura e attualità condotto da Grazia Capone. Mm-hmm.